qua, abbiamo ancora finito di mangiare cose buone, ci sono anche dolci buoni. Aver bevuto il vino della Wings e questo è l'effetto, ti ubriachi. No, ma scusa, ma che cos'è questa cosa lì? Sta merda qua. Ma gli vedere? Cioè, io ragazzi non lo vorrei. Dovrebbe essere te, intendo. No, ma non è te, se mi sembrava te, però non è te. Ma non c'è dentro questo coso qua, non è te. Non è te. È chinotto. No. Che crash. Just add to milk. Ma gatto. Non è milk. Ma che cazzo? Ma acqua. Sono inglesi, cioè, non è che... No, però la che buono Boris. Ma sì, dai. È cioccolato e mullato, è stra buono. Ma che schifo, figa. Vuoi vedere? Ma no, ma è stra buono. Questo coso qua va qua perché è davvero cagato. Sento già il cagotto che mi sta. Ciao scantro! Fanculo! Oh, lì c'è un'altra stanza, ci arriviamo dopo. Qua, giusto per non lasciarsi a secco di matematica, c'è un'equazione, non si sa per quale motivo, però va bene. Tieni Scandro, no, come non detto, ha fatto una brutta fine. qua sbatto la testa sicuro io. Qua abbiamo gli altri letti. Che cazzo? aspetta però che carica un po'. Ah, Scandro, ok, perfetto. Dato che carica, facciamo vedere il bagno. Oh, Golden Miller, subito lui, proprio lui. C'è il bagno. Salve. Ci abbiamo la doccia in legno, cioè, madonna. Mamma mia. Mamma mia. Il bagno, signore e signori. Che userò ben presto. Di nuovo cercando. Aspetta. Ecco, fantastico. Se vuoi siamo anche quella da dietro. No. E lì c'è una porta che ci è andata di non aprire, probabilmente uscirà fuori. Già qua è tutto già ma poi scusami, effettivamente qua qui non c'è manco, ma fa solo rumore, cioè qui non c'è manco una finestra, c'è cosa cazzo, non funziona neanche. Ma noi ci moriamo per assenza di ossigeno. Voi siamo a Londra, io e Loris e la mia classe, prima e ultima giornata a Londra prima poi di tornare negli antri di Bath, nella nostra stanza a Bath, la nostra bathroom. Vado a morire. E mentre Scandro parla al telefono con i suoi, noi facciamo questo. Loris farà una cosa che ha un'importanza vitale. Esatto. Vitale, ecco. Guardate, non ci crederete mai. Oh. Oh, questa è la casa dove abitiamo noi proprio da poverissimi. Ci sono due statue di leoni all'entrata, cioè vorrei sottolineare qua. E questa è la casa. Cioè, è da poveri, vero? Molto poveri. Lezzi! Anculo! Anculo! Merda che c'è in questo paese. Sì, no, cioè... Sempre così? No, in realtà piove per 10 minuti, poi grandina per 10 minuti. Poi c'è il sole. Poi c'è il sole per 10 minuti e poi ricomincia. Qual è la cosa divertente di tutto ciò? No, c'è una cosa divertente. Che c'è il sole sempre quando noi siamo all'interno di edifici. Usciamo e inizia a piovere. Very good. Che merda! Bav! Avagul! L'avranno chiamata Bav mica per niente. Mi sembrava un buon momento per iniziare un vlog. E passano le moto! Fai così! London by night! Si sentirà un cazzo? Ce l'ho risubriaco, c'è un po'. Non sono ubriaco! Non devono sapere niente. No, scherzo, non sono ubriaco. Gli piace fare finta. Beato chi può fare finta. Beato chi può fare finta di essere ubriaco. Scandro, ti prego, torniamo indietro. Ma noi sappiamo dove stiamo andando. Scandro, non facciamocela a piedi, io me la faccio in pullman. Torniamo in pullman. Ma infatti, dove cazzo stiamo andando? Nuova stazione? Torniamo là al pub, dai. No, culo! Doppio giro. Tu non torni al pub, mi hai sentito? Ma questo qua è Londra... ma perché cazzo dico Londra è Bath questo? Non c'è un cazzo di niente a Bath. Allora, Bath. Oh, un pare. Bath. Andiamo tutto. Le proprio un buco. No, io volevo che si schiantasse contro il palo. Bath è un buco di culo che... cioè. Non volevo, mi perdoni. Non lo conosce nessuno. Il taxi di Britney, non lo conosce nessuno, è conosciuto solamente per sta minchiona di Jane Austen. Hai bevuto Loris? Ma porca puttana. No. No.
Non fare evidentato che sono in mutande. Si è ubriacato a merda, l'ho visto quel bastardo lì. Ma che cazzo vuoi? No, è solo brillo, scusate. Ho bevuto l'acqua brilla. Vabbè, io vado a letto, ciao. Che magari andiamo a mangiare. Sì, effettivamente famo un bel toast a quest'ora, non mi dispiacerebbe. Col burro d'arachidi. Sono le 22:50, io ho fame. Lori si è rotto la minchia. Ciao Lories. Buongiorno. Siamo in classe. Fanculo. Fanculo, non c'è un cazzo di nessuno perché siamo arrivati presto apposta. Come vedete lì, benvenuti all'ultimo giorno. Adesso non so se si può essere benvenuti a un giorno, però va bene lo stesso. Ciao Marco. Ecco. Ok, ultimo video praticamente, ormai ci siamo. C'è Loris che sta ascoltando la musica, ciao Loris. Mi sente, perfetto. E c'è Scandro nell'altra stanza, ciao Scandro. Allora, penso andremo a dormire tutti presto, siamo parecchio stanchi. Abbastanza perlomeno, sei stanco Scandro? Abbastanza. Domani dobbiamo svegliarci alle 3:30 di mattino. Che gioia. E abbiamo il volo a Londra, quindi Gatwick, alle 10:50, sì. Saremo di ritorno a casa per 1:45 circa, ora italiana. Ci vediamo domani mattina. 1:45 ora italiana. Ah, per 1:45 siamo a casa a casa? No, casalinate. Ah, va. Ci vediamo domani mattina. Siamo in aeroporto, un attimino scocciati. Cioè, al posto che avere l'aereo a 10:50 ce l'abbiamo all'1:20, cioè non per dire. Volevo fare anche un video stamattina per dopo colazione, ma mi sono dimenticato. E c'è un fracco di gente in aeroporto. Fanculo. Lui è l'uomo dei fanculo. È la quarta volta che ci cambiano le info sul gate, speriamo che queste siano quelle giuste. Ragazzi, che dire, è il giorno dopo. Sono arrivato alle 7 di sera. E il giorno prima, quando in realtà dovevo arrivare all'1:45, sì, è stata una cosa da dimenticare, indubbiamente. Ho preferito fare un video il giorno dopo perché sono più presentabile. Cosa dire dell'esperienza complessiva? Ci siamo divertiti tantissimo. Indubbiamente ci siamo divertiti tantissimo io, Loris, i nostri compagni di classe. È stato veramente veramente bello. Se avete come opportunità quella di andare all'estero, andateci, perché è veramente bello fare nuove conoscenze, anche parlare una lingua che pensavate di non sapere. Cioè, come l'inglese, dopo un po' uno ci fa l'abitudine, è vero? Però anche solo mettersi lì, confrontarsi e parlare con qualcuno che la usa tutti i giorni, perché è ovviamente la sua lingua, e capire che questa persona riesce a comprendervi è una bella soddisfazione. Ragazzi, che dire, per questo vlog è tutto, spero che ci saranno altre occasioni. Noi ci vediamo nel prossimo video e bella ragazzi!